Invece in Italia stiamo lavorando un po' di giorni perché abbiamo dovuto fare tutte le attività che avevamo deciso al tavolo della prefettura, quindi avvisare le persone, fare comunicazioni importanti per tutte anche le attività commerciali che già erano in zona. Abbiamo fatto una visione degli appartamenti, dei palazzi, qualora prima dell'impatto. È un'organizzazione che stiamo lavorando da più mesi e alla fine oggi porterà all'abbattimento di questo Torino Sofer, che è una cosa storica in questa città, però per una questione di, giungiamo, per una questione di sicurezza, quindi in maniera preventiva lo abbattiamo. E naturalmente questo nasce da un contenzioso tutto privatistico tra Waterfront e a fine praticamente di una sentenza che è stata emanata proprio nei mesi scorsi. Quindi Sindaco, che significato ha questo abbattimento? Questo è un significato, da una parte c'è comunque una grande, siamo un po' tristezza perché comunque è un elemento simbolo di questa città, ma dallo stesso tempo praticamente naturalmente garantisce anche un po' di sicurezza anche per le persone della zona che vedevano questo Torino pericolante, anche se negli ultimi 2 anni, come dicevo, è stato sempre monitorato e non rilasciava ulteriori scostamenti rispetto a quello che era lo stato dell'arte. I residenti sono un po' preoccupati per i detriti, come saranno smaltiti, e poi anche per l'eventuale presenza di amianto. No, questo è stato scongiurato perché sono state fatte tutte delle analisi in maniera preventiva, quindi capisco la preoccupazione delle persone, ma tutto questo oggi è stato fatto in massima sicurezza e soprattutto vi è parte da molti anni, da molti mesi parte, in cui è stato fatto un lavoro importante e soprattutto puntuale su questo che è questo abbattimento. Senza offesa, c'è un muro che non serve a niente, dice, lo potete Sindaco, lei è tra i protagonisti del tavolo tecnico con i ministri Musumeci e San Giuliano. Che cosa ci aspetta nel prossimo futuro qui nei Campi Flegrei, anche in vista del turismo di Natale? Stiamo lavorando sicuramente su quelle che sono quelle attività di prevenzione, di mitigazione del rischio, stiamo andando avanti con tavoli tecnici, microorganizzazione, ieri e l'altro giorno è stata fatta una riunione con l'ANCI per capire un attimo quali fossero le nostre idee rispetto praticamente alla conversione dal decreto a legge. Si sta lavorando anche in maniera spedita. Naturalmente aspettiamo la delimitazione di questa zona bradisismica che è completamente diversa dalla zona rossa. Naturalmente però la vita continua, sarà ordinaria, quindi un Natale come è stato fatto nell'anno scorso è in piena ordinarietà, perché con il bradisismo bisogna convivere e quindi stiamo mettendo in campo tutte quelle azioni che permetteranno di convivere con il fenomeno del bradisismo. Grazie.